Banca del Cilento. Crediamo nella nostra terra. Infante, calzature e pelletterie, a Vallo della Lucania, in via Angelo Rubino, e ad Agropoli, in via Pio X 70. Infante Calzature. Scoppiettante puntata di questa sera, terza e ultima parte. Antonio, quando riapriamo sempre la domandina. Riparliamo del libro. La bellezza di questo libro, per chi poi lo andrà a leggere, è che dalla fine è come se si riavvolgesse il nastro, perché si parla della morte di Rino Gaetano, una morte che lo stesso lo ha annunciata, l'ha annunciata in una prima canzone che scrisse per la morte di un ragazzo che nella canzone morirà esattamente con le stesse modalità e trasportato negli stessi ospedali dove poi troverà la morte il povero Rino Gaetano. È urgente questo. Sì, infatti ci sono alcuni che dicono che Rino Gaetano addirittura aveva queste doti di preveggenza. Vi sono pure altre canzoni dove lui anticipa fatti che poi sono avvenuti chiaramente negli anni successivi. Io però ritengo che sia molto più plausibile in realtà un artista informato da fonti riservate e raffinate, piuttosto che un artista invece che aveva poteri, chiamiamoli, extrasensoriali. Vicino, hai mai sentito parlare di Rino Gaetano? Beh, io non nascondo, sono appassionato della musica, un po', sono più che altro amante di Battisti, però Rino Gaetano comunque è un disco ascoltato, alcune canzoni si conoscono perché comunque hanno scritto la storia della musica italiana. E mi sembra che poco tempo fa su Rai 3 pure fecero un che intervistarono, sì, degli amici strettissimi. Esatto, era la sorella o era la moglie? Anche la sorella. La sorella. Era e la vidi questa trasmissione. E l'hai dedicato con lui, la sorella? Sì, diciamo che la sorella non condivide la tesi secondo la quale Rino Gaetano era vicino ad ambienti, chiamiamoli, massonici. È chiaro che l'associazione e l'affratellamento ad una consorteria segreta non è che uno la va a dire al fratello. Io pure potrei essere iscritto alla massoneria, certo non lo dico a mio fratello o anche a mia moglie, ecco, a maggior ragione. Bruno, però forse una cosa ti è sfuggita. Sì. No, sono milioni di aneddoti che hai raccontato nel libro e che stai per raccontarci. Sì. Rino Gaetano ha cantato ad Agropoli la sera che è morto Padre Montini. 1978, c'ero pure io, bravo Sergio. C'ero pure io. C'era pure il giovanissimo Sergio. Giovanissimo Sergio Vessicchio, tra l'altro venne intervistato da Carletto Romanelli, bravo. E devo dire che se si riuscisse a recuperare quell'intervista sarebbe veramente un grande scoop, perché Carletto Romanelli mi ha riferito che in quell'occasione Rino Gaetano fece una serie di affermazioni molto interessanti anche sulla vita e sulla cronaca del tempo. Radio Agropoli. Permettimi di dire ancora una cosa, c'è una canzone molto poco conosciuta, ma secondo me tra le più belle, dove Rino Gaetano parla un po' di se stesso, quel escluso il cane, sì, tutti gli altri, sì, chi mi, sì, dice ti amo, chi, esatto, ecco, sì, escluso il cane, tutti gli altri, gente cattiva, sì, sì, che sì, mi, sì, sta indo. E quello, in quella canzone c'è tutto il Rino Gaetano, la disperazione anche, se vogliamo, una solitudine, sì, una solitudine. Noi intanto vediamo tutti i gol del girone H. Io intanto vedo prima e finale, però sì. Nocerino ha perso sul campo del Pontedera per 2-1, mentre il posticipo di B tra Novara e Cesena 1-1. Sono sarcastico questa sera, Antonio, saranno contenti a Nocera. Perché ha danneggiato la Salernitana. C'è stato un Lazio-Inter dove i tifosi della Lazio, sì, esultavano, sì, per sì, però sì, l'hai andata diversamente. Sì. Vediamo tutti i gol della Serie D. Marco, qual è stata la squadra che più ti ha impressionato fino a questo momento? Sicuramente il Matera e anche il Brindisi, quando abbiamo perso 4-2 in casa. Come mai? In avanti avevano qualcosa in più rispetto alle altre. Meno Gambino, che mi ha fatto una grande impressione. Per quanto riguarda invece il pubblico della Gelbison, quest'anno meno numeroso, però fra poco arriverà allo stadio con i risultati. Abituato si bene, spera, perché si spera. È normale che quando le cose non vanno, diciamo, tra virgolette, bene, si sente la mancanza del pubblico.
non vengono a mancare in queste situazioni. Viscido, è vera la cosa che questo girone, il girone H, è più tosto rispetto agli altri gironi? Beh, il girone campano-pugliese è sempre stato molto duro, anche perché, parliamoci chiaro, sono popolazioni dove nel DNA esiste la caparbietà, la grinta, e molti calciatori che rappresentano queste categorie, anche categorie superiori, hanno come caratteristiche la grinta. Quindi quando vai nei campi, come loro sono andati anche a Matera, in questo caso si è parlato di Basilicata, però ci sono molti campani in quella squadra, si trovano sempre le guerre, ogni partita è una guerra. E cosa pensi del fatto che le potentine, le lucane vengono inserite in quel girone? Beh, secondo me per una scelta societaria economica, perché comunque comporta delle spese ogni volta spostarti in Sicilia, e comunque tipo Vallo della Lucania già proiettata verso il sud Italia, quindi hanno preferito mantenerla in zona, perché ogni trasferta della Gelbison comporta comunque un viaggio. Poi associala a metterla anche, mettiti in traghetto, viaggia, quindi secondo me è il miglior girone che potevano prendere questo qua, sotto l'aspetto societario, credo. Sotto l'aspetto tecnico è tosto come girone? È molto molto duro, anche perché io ho seguito questo girone, all'inizio loro hanno avuto un po' di problemi che adesso hanno risolto, e a me fa piacere, perché comunque bisogna essere tifosi per le squadre vicino, come seguo l'Acropoli, come seguo la Turris, come seguo il Savoia, sono squadre comunque campane che uno fa sempre piacere che vincano, ma al di là dei derby, delle ripicche tra tifoserie, quello è il bello del calcio, ci sta, però nel momento in cui la squadra ha bisogno anche del paesano, bisogna dare il proprio sostegno. Bruno, invece, Vallo della Lucania inserita in questo girone, di cui stiamo vedendo il gol della nona giornata, è un passo in avanti, perché sempre relegata nel girone siciliano, anche dal punto di vista tecnico, come Passaro, che sta facendo vedere le sue doti soprattutto in questo girone, visto che lui è molto tecnico. Beh, del resto ha maturato un'esperienza in questa serie, la Gelbison, è il terzo anno consecutivo, giusto? Con delle ottime prestazioni, sì. E quindi ritengo che in definitiva, magari sì, sono trasferte più lunghe, però nello stesso tempo è un girone che comunque è di buona base tecnica. Del resto un ragazzo di 18 anni che dimostra pure una maturità psicologica notevole è sintomo in sostanza della maturità anche della squadra e dell'ambiente calcistico della Gelbison. Tra l'altro lui è figlio d'arte, perché è figlio di un grande calciatore della Gelbison anni 70-80, che è Enzo Passaro. Buon sangue non mente, insomma. Vogliamo vedere il prossimo turno del girone H? Sì, vediamo subito il prossimo turno. Bisceglie Mariano Keller, Brindisi Real Iranola, Francavilla Matera, Gelbison Monospolis, Gladiator Taranto, Grottaglie Nardò, Puteolana Marcianise, San Severo Metapontino e Turris Manfredonia. Passiamo subito al girone I, dove cade il Savoia la nona giornata, il Savoia dell'ex Viscido, fra l'altro, ne parleremo fra poco. Sì, vediamo i risultati del girone I: Battipagliese Torrecuso 1-1, Gioiese Due Torri 2-2, Lacragas vince in casa dell'Interreggio per 1-0, Licata Città di Messina 1-1, Montalto Rende 2-0, Noto Savoia 2-1, Orlandina Agropoli 2-2, Ragusa Pomigliano 1-1 e la partita tra Vibonese e Cavese finisce 1-0 per gli ospiti. Vediamo ora la classifica, che vede al comando il Savoia con 24 punti, Agragas 21, Montalto 18, Cavese 17, Gioiese e Orlandina e Torrecuso 15, Noto e Interreggio 14, Battipagliese 13, Due Torri e Città di Messina 11, Agropoli 10, Pomigliano 8, Ragusa e Rende 5, Vibonese 3, chiude la classifica Licata con 2 punti.
La nona sinfonia non funziona per il Savoia che si è sconfitto da Noto, fra l'altro proprio all'ottava si bloccano tutte, però non si è bloccata la Roma che invece ha vinto a Udine. A parte questo, l'Agropoli pareggia 2-2 ed è in zona play-out, come avete visto dalla classifica. Noi invece andiamo subito a vedere come è maturata la sconfitta del Savoia, fra l'altro al 93esimo minuto, però a Noto ancora fanno festa, è vero Antonio? Sì, fanno ancora festa perché è una vittoria inaspettata contro la capolista del girone, poi arrivata per di più all'ultimo momento utile con il gol di Scopelliti e si ferma quindi questa corsa della Savoia inarrestabile. Eccole qua le immagini della sfida in terra siciliana, anche una soddisfazione quindi per lo stesso Noto perché fermare il Savoia dopo 8 giornate che era a punteggio pieno con 24 punti, una corazzata che sembra ripercorrere le stesse forme della Roma in Serie A che è arrivata a 27, invece il Savoia si è dovuto arrendere e fermare a quota 8. Ecco, Viscido, in avvio l'allenatore, qui c'è il primo vantaggio del Noto, l'allenatore del Savoia manda in banchina i big, soprattutto Tiscione. Beh, secondo me è stata un po' sottovalutata questa partita perché il Noto è un'altra società che sta pagando un po' la crisi. Difatti si parlava anche di fallimento ultimamente, io ho vissuto la Sicilia e di questo si parlava. Stanno anche i calciatori, non stanno bene mentalmente, quindi è una partita dove è stata secondo me sottovalutata. Il potenziale che ha il Savoia non può permettersi di perdere a Noto, anche se il Noto è il gatto nero del Savoia. Ah sì? Sì. Questo non lo sapevo. Noi l'anno scorso perdemmo col Noto lì ai minuti di recupero. Pure come ieri. Esatto, perdemmo 1-0. E io andai all'ospedale col sette nasale rotto e un altro ragazzo, Mimmo Pallonetto, che adesso sta alla Sarnese, ha avuto un forte urto alla schiena che gli ha comportato alcuni disagi alla spina dorsale che poi recuperò subito. Però, e stiamo vedendo appunto le fasi finali dell'incontro, proprio al 93esimo arriverà il gol che sancirà la prima sconfitta in campionato del Savoia. E allora Giulio, questo Savoia non è che poi era questa grande corazzata che noi avevamo raccontato, se perde a Noto. No, io penso che il Savoia è una grandissima squadra. Sì, certo. Io ne parlo spesso con Giampiero Danisi, che è il preparatore atletico del Savoia. Lui dice che loro stanno su un gradino proprio al di sopra di tutti e l'hanno dimostrato fino adesso i risultati. Questa partita è giusto come diceva Vici, l'hanno un poco sottovalutata e quindi ci può stare che arriva una sconfitta quando meno te l'aspetti. D'altra parte lo sport insegna, ecco, non bisogna mai mollare, però poi leggevo pure il giornale stamattina che in effetti c'è stato un poco di delusione nei diciamo dei tifosi del Savoia che hanno seguito la squadra e questo forse è stata la parte un poco più dolorosa. Però penso che sarà una cavalcata senza ostacoli, anche se secondo me questo Agragas bisogna farne molta attenzione perché dice sa che sa tre punti. A parte il fatto che sa tre punti, dice che è un buon organico. Io la partita di Agropoli non l'ho vista, però dicono che è un buon organico, una società molto solida e questo poi alla fine paga sempre un poco in più. E questo sarà secondo me il 2 di testa. Antonio, questo accresce il rammarico in Battipagliese e Agropoli. E accresce il rammarico sì, però sul girone bisogna tener conto di questo. Questo è l'unico girone di quelli che prendiamo in considerazione della Serie D dove c'è un girone di ritorno dove inizia un altro campionato. Perché le siciliane, così come è successo lo scorso anno, si rinforzeranno e probabilmente si modificheranno dei rapporti tra le squadre. Ecco perché il Savoia deve stare molto attento, perché è vero che in questo momento è incontrastato, ma incontrerà inevitabilmente delle difficoltà nel girone di ritorno. Poi deve andare là, ritorno. E questo vale anche, vale anche per la Battipagliese e soprattutto per l'Agropoli. Infatti non bisogna sottovalutare l'Agragas che ha tre punti, è una signora squadra, abbiamo visto anche all'Agropoli, esatto. Molto molto arcigna. Fra l'altro ha vinto l'Agropoli per 2-1 e l'Agropoli da quella partita, cambiando il modulo, passando al 4-4-2,
ha fatto due grandi partite a Cava dei Tirreni e ieri a Capodorlando contro l'Orlantina. Però vorrei sottolineare, non abbiamo le immagini purtroppo di Battipagliese e Torrecuso, ieri a Battipaglia c'è stato un grandissimo applauso con ovazioni per Santosusso, che non era ancora in panchina, che si sta riprendendo dall'operazione al cuore che ha avuto, non una grande cosa negativa, però ha avuto un interventino al cuore tutto particolare, lo abbiamo sentito immediatamente prima della trasmissione e lo salutiamo pubblicamente. Probabilmente ritornerà in panchina, deve stare attento, però Battipaglia gli ha voluto riservare una grande ovazione, segno del grande affetto che comunque questa città, Battipaglia, gode nei confronti di Pasquale Santosusso, è vero Viscido? Sì, è stato un applauso che comunque riconosce tutto quello che ha fatto di buono il mister Santosusso a Battipaglia. Comunque ha fatto, diciamo, anche la storia della Battipagliese nel passato, anche nel presente, perché comunque l'ultimo campionato vinto a Battipaglia e la categoria dove si trovano lo devono anche a lui. Tu eri presente in Battipaglia Torrecuso, l'1-1 giusto? Beh, la Battipagliese comunque veniva da tre vittorie molto positive, perché comunque un 4-1 fuori casa a Messina, dove lì il celeste è un fortino per Messina, e secondo me questa è un'altra squadra che ha un po' sottovalutato il Torrecuso, perché all'inizio è partita abbastanza bene la Battipaglia, dopo ha avuto un calo e ha rischiato di prendere gol, dopodiché ha fatto un gol su, possiamo dirlo, un grandissimo errore del portiere, non ha valutato, non so, secondo me il rimbalzo, gli è passata la palla sotto la paperella. E dopo hanno preso un gol di distrazione che può anche starci, c'è stata un po' di reazione della Battipagliese, però non è stata quella reazione che ha avuto in queste tre partite, dove ha dimostrato la sua cattiveria e le sue potenzialità che può avere ben altra classifica. Se dico che il pubblico ha tenuto in vita la Battipagliese, dico male? Beh, il pubblico battipagliese sembra un bel pubblico, è sempre presente. Ieri in tribuna hanno trasportato anche me, che è difficile vado a vedere le partite, siamo stati io, Dario Russomanno, due calciatori che comunque, che una volta che stacchiamo col calcio il giorno di riposo ce lo prendiamo, invece no, siamo stati vicino alla società, abbiamo visto la partita, l'abbiamo anche commentata, abbiamo visto comunque che comunque c'è un bel pubblico, noi essendo di Battipaglia abbiamo pensato comunque fosse bello starci lì con persone che conosciamo, potessero incitarci, e abbiamo visto questo pubblico che dà forza alla squadra e lo dimostra. Certamente. L'Agropoli agguanta il pareggio il giorno in cui risuscita l'attaccante Tarallo, però avrebbe meritato la vittoria, perché sotto di due gol, uno in fuorigioco, un calcio di rigore inesistente, gli viene annullato anche un gol, sbaglia clamorose palle gol, però la squadra cresce, c'è. Vediamo questo servizio che comunque non racconta tutta la verità della partita. Continua il momento negativo dell'Orlandina, che in casa contro l'Agropoli non riesce a centrare la vittoria, che ormai manca da tre gare. Al Micale finisce 2-2 con i padroni di casa, che sciupano il doppio vantaggio accumulato nel primo tempo. La gara si mette bene per i ragazzi di Capodorlando, che in un quarto d'ora si portano sul 2-0. Ci pensano prima Mincica al decimo e poi Privitera su calcio di rigore al sedicesimo, a siglare il doppio vantaggio per i padroni di casa, che sembrano già dai primi minuti aver scacciato la crisi delle ultime giornate, con le due sconfitte subite contro Savoia e Pomigliano. L'Agropoli però si conferma avversario ostico e accorcia le distanze al 24esimo con Torallo. Il pareggio arriva a 12 minuti dal termine, ancora con Torallo che centra il 2-2 e regala un punto alla sua squadra. Tanti rimpianti invece per l'Orlandina, rivelazione delle prime giornate di campionato, che adesso sta attraversando una fase complicata della propria stagione e che oggi avrebbe dovuto conquistare la vittoria per tornare a correre verso le più alte posizioni in classifica e per dare un calcio, una volta per tutte, alla propria crisi di risultati. Giulio, l'Agropoli è risorta? Io penso di sì, l'organico c'è, certamente qualcosa è stata sbagliata. Per me, secondo me, l'errore più grande è stato quando hanno mandato via, pensala come vuoi, il precedente allenatore. Dopo due o tre partite, mandare via un allenatore che non aveva perso, secondo me non aveva né senso né logica.
però sono scelte della società, la società però alla fine stanno pagando qualcosa, non lo so da che dipende, però sono 2 anni che loro programmano bene e poi ottengono secondo me molto molto poco. Qualcosa c'è che non funziona, o tutti questi cambi, tutte queste situazioni, oppure io l'ho detto sempre con gli amici del calcio, con la dirigenza, secondo me loro partono già con la vittoria di un campionato, senza fare i conti che poi alla fine sono i numeri che contano e sono le partite che si giocano. Quindi secondo me, però l'organico c'è e penso che prima o poi qualcosa di buono ne verrà fuori. Emanuele, che conosce bene l'ambiente di Agropoli, Giulio diceva non si spiegano, diciamo, in 2 anni tanti, diciamo, tanti giorni neri, non parliamo di fallimenti, ma secondo te perché? È semplice, io faccio la domanda a Giulio, voi il basket sono 2 anni che vincete 2 campionati consecutivi e siete arrivati a questo, tanti sacrifici con un grande settore giovanile, credo io, giusto o no? L'Agropoli non ha settore giovanile, questo l'Agropoli ha venduto il settore giovanile, io credo che le programmazioni partono dal settore giovanile, che sia importante, tu me lo insegni credo come presidente da tanti anni, secondo te una squadra, calcio basket diciamo è sempre uno sport, se non hai un settore giovanile adeguato e una programmazione di un settore giovanile puoi mai lottare per vincere un campionato? Ma vedi, io l'ho sempre sostenuta questa teoria, in effetti ad Agropoli si è vissuti sempre sul trova persona per l'anno, cioè vuoi per un motivo, vuoi per un altro, ogni anno si è trovato il presidente capace di mantenere il gioco a qualcuno, bravo, far contenti un poco una piazza che va così così. E chiaramente che vuoi, non c'è stata né programmazione, alcune volte a me mi chiedono ma voi come fate? Ma noi come facciamo? Facciamo che noi nel nostro piccolo, diciamo, ci siamo dati un'impostazione, lavoriamo molto spesso sui giovani perché abbiamo capito, noi per tanti anni abbiamo giocato solo con ragazzi di Agropoli, fondamentalmente. Io ricordo qualche anno fa, non c'era paese dell'Interland agropolese che non giocasse con 2, 3, 4 ragazzi di Agropoli. Mi ricordo già i tempi passati miei a Torchiare, io ne tenevo 5, 6, 7 di Agropoli. Ora niente più. Oggi non c'è più niente, oggi per fare una squadra di Agropoli ne vengono 24 da fuori. Io volevo dire a Emanuele, Giulio l'ha detta in maniera molto elegante, giustamente, io te la pongo in maniera molto cruda, bisogna che il presidente si disfaccia di quelle persone che ogni anno trovano un presidente per fargli cacciare i soldi e divertirsi. L'Agropoli non ha società, si deve disfacere di queste persone qua perché non ha società, non ha programmazione. Ma quest'anno, aspetta, voglio mi permetto di quest'anno, guarda che il girone dell'Agropoli è più difficile dell'anno scorso, secondo lo so. Me. Molto più difficile. Aspetta, l'Agropoli ha speso 1 milione di euro. E deve stare attento perché domenica l'Agropoli gioca con una squadra molto forte che è l'Interreggio, retrocede da una Lega Pro l'anno scorso. Però io ho fatto una domanda. Sappiamo allora la schifezza che c'è intorno al presidente va scremata anche per... l'anno scorso andava scremata certo. E non l'hanno fatto, e non l'hanno fatto, allora la colpa di chi è? Dal capo, se non la scremi, quello che caccia i soldi è quello che deve scremare, giusto o no? Allora già pure l'anno scorso hanno fatto lo stesso errore dell'anno scorso, stiamo parlando degli stessi errori che secondo me quest'anno è molto più difficile, aggiungo di nuovo, il campionato e la lotta per retrocedere è molto più difficile, però ha speso di più, ha speso di più, ma secondo me il discorso è pure è a 3 punti in meno rispetto all'anno scorso, Sergio, se vai a vedere la classifica, l'Agropoli ha 3 punti in meno rispetto all'anno scorso ed è il girone più difficile, ma secondo me il discorso è pure un altro, io stando nella pallacanestro, cioè viviamo una cosa proprio letteralmente diversa ad Agropoli. Secondo me è chi effettivamente, io penso poi Sergio dove vuole arrivare, però ad Agropoli secondo me non ci sono le, non è che non ci sono le persone adatte, non ci sono quelli che si vogliono prendere la briga di poter portare avanti un discorso che dura più di un anno. E allora molto spesso noi senza altri programmazione, bravo, siamo additati pure quelli, come quelli che vengono da Torchiara. Diciamo che dici tu. Però diciamocelo francamente. Però io lo dico certo, diversamente. Però, no, ma non è questo. Il problema, secondo me, va ritrovato un poco altrove. Siamo abituati tantissimo a parlare, però tu sai meglio di me che per costruire una squadra nel calcio è ben diversa dalla pallacanestro, quindi ci vuole l'impegno, come si dice, le conoscenze, le cose.
È chiaro che voglio dire che alcune volte si pensa pure di poter fare delle pulizie, questo e quell'altro, però poi ti rendi conto che attorno non hai niente di buono, e allora chiaramente io penso che queste persone fondamentalmente vanno pure un poco sostenute. Ma vanno sostenute, Giulio, però bisogna andare nel cuore del problema. L'Agropoli non ha un direttore sportivo, non ha un team manager, non ha uno staff tecnico messo bene, non ha settore giovanile, non ha un magazziniere che faccia stare bene l'Agropoli, un casino lì dentro che non finisce mai, non ha ordine. Adesso è arrivato Ronca che potrebbe mettere ordine, ma lo metteranno in minoranza perché c'è quella crema che ci sta, lo spazzerà via. Se non vanno via 3-4 personaggi che il presidente nel 2009-2010 ad Inolfi, di Cavalli di Regni, insieme con Mastrangia, cacciarono via e fecero 1200 paganti a domenica in eccellenza, se non se ne va la gente non ci torna più. Da voi al basket viene perché vede una trasparenza, una volontà, una pulizia morale, che una nel programmazione calcio che hanno una fatto. Programmazione che nel calcio ad Agropoli non esiste. Spendono soldi a vanvera per far divertire quei 3-4 personaggi. Se l'Agropoli la devono fare per far divertire 3-4 personaggi, è meglio che fa la terza categoria. Allora l'Agropoli ha speso molto più soldi rispetto all'anno scorso, invece di investire 70-80 mila giocatori, investi sul settore giovanile, compra dei giovani interessati. Santi, fai un bel set, prendi un bel direttore sportivo che conosce che ne capisce di calcio. Tu hai un budget, prendi un direttore sportivo di esperienza, vedi che con meno soldi. Cioè, ma capito che giovedì scorso l'Agropoli è l'amichevole, una squadra e 5 calciatori hanno picchiato un giocatore avversario. Sotto i miei occhi venite a dimostrare il contrario, è inutile che la società fa dei comunicati. Queste cose sono insopportabili per una città come Agropoli. L'Agropoli ha speso più del Savoia. L'Agropoli ha speso più del Savoia in prospettiva. Ma questi sono, secondo me, alla base gli errori che poi alla fine non portano noi risultati. Questo predichiamo. Dobbiamo lasciare un attimino, prossimo turno. Sì, vediamo subito il prossimo turno del girone I: Agropoli Interreggio, Agragas Licata, Cavese Orlandina, Città di Messina Gioiese, Due Torri Montalto, Pomigliano Noto, Rende Battipagliese, Savoia Vibonese, Torrecuso Ragusa. E allora c'è una squadra che sta programmando in promozione e che sta stravolgendo tutti i piani, soprattutto del Vallo di Diano di Tudisco, che è al secondo posto, che è il Cilento. Antonio. Sì, straordinario Cilento Calcio, neopromosso dalla prima categoria, guidato in panchina da un ottimo Alberico Guariglia. 7 giornate, squadra con 19 punti, frutto di 6 vittorie e un pareggio. Tra vediamo qualche immagine del Cilento. Proprio nell'ultima partita, quello di sabato contro il Temeraria per 2-2, ma una squadra ben costruita, ben messa in campo. Anche qui si nota come ci sia una certa programmazione e soprattutto si voglia continuare su un discorso iniziato l'anno scorso in prima categoria, con una squadra che ha stradominato in lungo e in largo e che quest'anno si sta confermando su altissimi livelli. Tra l'altro, se non sbaglio, con il pareggio di sabato sale a 39 tra l'anno scorso e quest'anno la striscia di risultati utili consecutivi tra vittorie e pareggi, perché l'anno scorso non ha mai perso, quindi davvero insomma una grande realtà. E con, è arrivata seconda l'anno scorso dietro il Real Agropoli. Pensa te. Quindi l'Agropoli invece, che sta facendo grandi sacrifici, sempre lo stesso campionato di promozione, dove c'è Tudisco che allena il Vallo di Diano, che è seconda a 15 punti, che comunque è una buona squadra. Come no. È un ottimo organico, ha giocatori di categoria superiore, non da sottovalutare. C'è Guerrero, torniamo in studio intanto, c'è Guerrero. Che gioca nel Ciccio. Ciccio Guerrero, che è molto bravo. Siamo in conclusione di trasmissione. Bruno, vogliamo dire un po' quali sono i connotati per arrivare al libro, per acquistare questo libro? Molto comodamente si acquista online libreriauniversitaria.it. E quindi questa il titolo del libro, lo ricordiamo? Rino Gaetano, la tragica scomparsa di un eroe. Certo. Marco, domenica affrontate? Monopoli. Qui a Vallo della Lucania, ore 14:30, si gioca alle 14:30. Con quali prospettive? Sicuramente in casa, sia in casa che fuori, comunque noi giochiamo per vincere. Qualunque squadra gioca per vincere. Monopoli sicuramente si trova a vertici della classifica, quindi sicuramente sarà una battaglia. Ti aspettavi un passero migliorato fino a questo punto? Uno si proietta domenica per domenica a fare sempre il meglio. Poi quel che viene è anche frutto dell'impegno che uno
fa durante la settimana. Longo, Santo Susso, Ferraro, Erra. Io con Longo non ci sono stato. Ah, no. Santo Susso, Erra, Ferraro, Erra. E sei stato con Santo Susso, ti inseri? Santo Susso mi ha fatto esordire, lo ringrazio ancora adesso. Ora è titolare inamovibile. Tu hai visto che combina? Titolare inamovibile oramai. Ormai fa una arrivano commenti pure, perché dice che... Sembra un Menghini su quella fascia. Complimenti naturalmente. Grazie. Per quanto stai facendo, per il messaggio che stai lanciando. Mi ha fatto piacere che la Gelbison ti abbia mandato qui stasera, perché noi come ogni settimana chiediamo un calciatore. Questa sera, per la prima volta quest'anno, è toccato a Marco Passaro. Sono felice, perché questo è un giovane che va seguito, va sostenuto, va rilanciato, perché dunque, dai suoi piedi sta attraversando dunque il passaggio tra la negatività di Ferraro e la positività di Erra, questo a Gelbison. Grazie al presidente del Basket Agropoli, Giulio Russo. Domenica dove giocate? Giochiamo sabato sera alle 20:30 a Martina Franca, una partita non facile perché è un campo molto difficile, anche se la squadra ha 2 punti, questo non deve ingannare. Sono le partite più difficili, presidente? No, a parte che le partite di pallacanestro sono tutte difficili, bisogna vedere come uno l'affronta. Su questo io sono tranquillo che l'allenatore la preparerà bene, perché conosce quella piazza, e quindi in effetti diciamo, noi vorremmo cercare di portare a casa un risultato utile, anche perché dopo avremo 2 partite in casa, quindi voglio dire, ci potrebbe essere un buon prosieguo di campionato. Sempre per ottenere... Giancarlo ti blocca, è un po' sempre per la questione di fare i punti salvezza. Sempre per la salvezza. Io vengo nella salvezza. No, io sono molto, seguendo sempre i giovani, no? Vedevo questo giovanottino qua avanti. Gioiello. Ma no, ma più che altro, non solo tecnicamente, perché non lo seguo calcisticamente, però. Cacchio, che personalità! Oh. Visto. È una miseria. 95. Complimenti. Grazie. Grazie ad Antonio Pesca. Grazie a te, Sergio. Che spesso lo vediamo ultimamente anche ad Agropoli, chissà perché. Grazie. Sergio, fai anche gossip pure, non solo sport, anche gossip. Grazie a Emanuele Siciliano, grazie a Bruno Mautone. Grazie a voi, grazie. Grazie a Filippo Viscido. Grazie a voi. Che ci ha raccontato un po' della sua storia, che è comune a tante altre storie, e che sicuramente dunque avrà fatto riflettere le coscienze di molti, soprattutto di chi spende tanto in una città come Agropoli senza avere risultati, come la stessa cosa diciamo di Marco Passaro, questo gioiello del Cilento, di Cannalonga, dico beh, Pellare. Di Pellare, ma là Pellare con Molinaro, voglio dire, siete, è una fucina di talenti. Questi giovani fanno aprire gli occhi ad un calcio molte volte, voglio dire, preso di mira, soprattutto perché si spende tanto. Si spende tanto, non si organizza, non si proiettano le squadre attraverso i settori giovanili, naturalmente il riferimento è alla piaga e al dente che duole, cioè l'Agropoli, perché l'Agropoli è un dente che duole che va tirato assolutamente. Questo è l'esempio che Agropoli città deve, calcistica deve avere. Il basket, due storie ed esperienze come quella di Viscido e come quella di Passaro, e quindi eliminare il marcio dallo spogliatoio dell'Agropoli, mandare via il marcio dallo spogliatoio e dalla dirigenza dell'Agropoli, via il marcio se si vogliono ottenere i risultati, altrimenti con il marcio i risultati non si ottengono. Grazie per averci seguito, l'appuntamento è a lunedì prossimo, grazie naturalmente ad Antonio Vuolo, buonanotte seguito a tutti. Continuamente, ad Alessandra Dorsi, grazie, buonasera a tutti, e a tutti quanti voi, l'appuntamento, ripeto, è a lunedì prossimo, auguri alle vostre squadre per le partite di domenica, si gioca in Serie A domani, dopodomani e giovedì, quindi settimana di grande passione per il calcio, il basket sabato prossimo, quindi appuntamenti continui, costanti, non c'è solo Sky che vi fa vedere le partite, ci siamo anche noi con le nostre repliche, con le nostre messe in onda di partite qui a 7TV, infatti l'editore irradia costantemente la messa in onda di trasmissione di partite, di eventi sportivi, tutto questo per proporre nelle vostre case lo sport, soprattutto quello pulito. Buonanotte.
Banca del Cilento. Crediamo nella nostra terra. Infante, calzature e pelletterie. A Vallo della Lucania, in via Angelo Rubino. E ad Agropoli, in via Pio X 70. Infante Calzature.